Si preannuncia ricca di emozionanti sorprese la terza edizione del premio San Giovanni Paolo II, l'atteso appuntamento che trova continuità grazie all'impegno dei soci di Acli Camminare Insieme, si conferma per il prestigio dei premiati un'occasione autorevole per fare memoria del Santo Pontefice che ha traghettato la Chiesa nel terzo millennio. Quest'anno, con puntuale attenzione, la scelta della commissione, coordinata da Francesco Antonio Grana, vaticanista del FattoQuotidiano.it, è ricaduta all'unanimità sul cardinale Giovanni Laiolo, presidente del CDA dell'Università LUMSA di Roma, che di San Giovanni Paolo II fu tra l'altro ministro degli esteri, ricoprendo il prestigioso incarico di segretario per i rapporti con gli stati della Segreteria di Stato Vaticana. Laiolo ha ricevuto l'ordinazione episcopale proprio dalle mani del Papa polacco nel 1989 e successivamente nel 1995 è stato nominato nunzio in Germania, incarico che fu di Pio XII. Insieme al porporato saranno premiati anche il giornalista Luca Caruso, portavoce della Fondazione Vaticana Joseph Ratzinger Benedetto XVI, e Roberto Durigutto, rappresentante di Decima Regio, Maison Veneta di arte sacra che da oltre 30 anni è presente tra le eccellenze italiane della realizzazione artigianale dei paramenti. Per numerosi anni, Decima Regio ha vestito il Papa polacco nelle celebrazioni liturgiche presiedute a Roma e in tutto il mondo, onore che è continuato anche con Benedetto XVI e Francesco. Il premio, promosso e organizzato con la diocesi di Teggiano Policastro, si terrà nella parrocchia di San Marco, guidata da Don Vincenzo Gallo, dove è custodita la reliquia di San Giovanni Paolo II. La cerimonia di premiazione, a cui prenderanno parte le autorità civili, militari e religiose del territorio, si svolgerà sabato 1 dicembre con inizio alle 16:30. Domenica 2 dicembre, sempre nella parrocchia di San Marco alle ore 11, il cardinale Laiolo presiderà il solenne pontificale della prima domenica d'Avvento.